Singolare manifestazione di protesta da parte di Mario Alocchi, più volte balzato agli onori della cronaca nazionale, dopo essersi dichiarato sensitivo e aver detto la sua in diversi casi, come quelli di Yara Gambirasio e Sara Scassi. Nella giornata di sabato 11 giugno, Alocchi si è incatenato al pulpito della cattedrale per protestare contro il sequestro del libretto di circolazione della sua autovettura, avvenuto il giorno precedente, nel quadro di una serie di controlli sugli NCC. I controlli effettuati congiuntamente dalla Guardia Costiera e dalla Polizia di Frontiera erano stati eseguiti presso tutte le aree portuali interessate dal transito dei croceristi ed avevano riguardato oltre 30 veicoli, tra i quali quello di Alocchi. La protesta comunque è successivamente rientrata. Come si ricorderà, 3 anni fa esattamente, nel luglio del 2019, Alocchi era stato protagonista di una misteriosa scomparsa ed era poi stato ritrovato in stato confusionale nelle campagne di Orte.